agisci sulla realtà e la modifica. Migliora il nostro uso delle parole, migliora il potere che abbiamo sulla nostra realtà. Le parole sono espressione, distinzione, forza, un mezzo per farci valere. Le parole dette non ci bastano, e allora grazie alla lettura attingiamo un patrimonio sterminato di parole scritte. La lettura ci permette di vivere altre vite, di non sentirci soli nelle difficoltà. Ci aiuta a risolverle grazie alle parole di autori lontani da noi, nello spazio o nel tempo. Sappiamo che tra i diritti dei bambini e dei ragazzi c'è quello di esprimere la propria opinione, troppo spesso ritenuta irrilevante, priva di sostanza o di esperienza. Raramente ci viene dato diritto di replica, davanti ai numerosi stereotipi che definiscono la gioventù di oggi come apatica, poco appassionata, indifferente. Ma noi ragazzi di Mare di Libri, e siamo certi non solo noi, sentiamo il bisogno di esprimerci e di essere ascoltati dagli adulti. Non rivolgetevi ai ragazzi con sufficienza, né tantomeno con il sorriso vagamente derisorio di una compiaciuta maturità anagrafica, poiché la parola è un nostro diritto e si concretizza unicamente con il vostro ascolto.